Buongiorno a tutti e benvenuti alla nostra nuova puntata di Curiosity. Io sono Carmelo Giunta di Ask27 e questo è il nostro programma di approfondimento nato per stimolare la conoscenza e il confronto sul tema dell'intelligenza artificiale. Oggi ospiteremo l'ingegnere Leonardo Ambrosini, Business Innovation Manager e co-founder di Regal Ventures, una società che investe e supporta in startup innovative per aiutarle ad affrontare e crescere nel mercato italiano, africano, ma anche australiano. Buongiorno, dottor Ambrosini. Buongiorno e grazie. Grazie a lei per aver accettato il nostro invito. Allora, dottor Ambrosini, ci racconta la vostra attività, in particolare. Quali sono i parametri utilizzati dagli investitori per valutare le start-up da selezionare e quindi investire? Allora, va detto che Regal Ventures è un veicolo di investimento, quella che in gergo si chiama una holding di partecipazione, costituita da me e da altri cinque colleghi, e abbiamo tutti esperienza imprenditoriale nel settore dell'information technology, quindi con un forte background in ambito digitale e software. E come tale ci è piaciuto costituire questo veicolo di investimento, facendo leva sia sulle nostre competenze imprenditoriali sia su quelle di tipo tecnologico, in modo da differenziarci nel mercato degli investimenti in startup innovative e rivolgendoci a startup che si trovano nella cosiddetta fase di pre-seed, cioè i primi investimenti che vanno a ricercare quando stanno validando le proprie idee e le proprie prodotti o soluzioni. Quindi i parametri che noi andiamo in qualche modo ad analizzare, a verificare nei team, nelle startup che si sottopongono, sono quelli standard, tipici dei veicoli di investimento, quali possono essere appunto la qualità del team, la bontà dell'idea, il mercato a cui si rivolgono, il tipo di validazione che ha fatto il prodotto. E vari altri, la capacità di execution, cioè la capacità di saper realizzare quello che il team dice di saper fare. Però la nostra caratteristica che ci differenzia rispetto a chi adotta queste metriche di valutazione è proprio il fatto che, siccome siamo degli appassionati di tecnologie e siccome le abbiamo applicate per decenni nel nostro mestiere di imprenditori, ma anche di start-upper, adesso non più giovani, ai tempo giovani, è chiaro che andiamo a vedere in maniera molto più approfondita quello che è l'effettiva innovazione e originalità tecnologica che la startup dice o propone di porre sul mercato, in modo da avere una maggiore confidenza, nonché differenziazione rispetto a strumenti di investimento analoghi che esistono oggi sul mercato. Benissimo, grazie mille. E invece, entrando nel nostro campo, quello dell'intelligenza artificiale, quali sono le sfide e i principali problemi che riscontrate? Ma soprattutto, molto importante, come misurate il successo delle start-up? Allora, va detto che io personalmente mi sono laureato in ingegneria informatica con specializzazione in intelligenza artificiale nel 1997, quindi ormai 26 anni fa, e questo la dice lunga perché fa capire che l'intelligenza artificiale esiste da tanto tempo, esiste addirittura da quasi una settantina di anni, ed è in questi ultimi anni che è esplosa alle cronache per tutta una serie di motivi, in primis il fatto che si iniziano ad adottare a livello pubblico, quindi a livello di massa mondiale, strumenti piuttosto evoluti che un tempo faticavano a emergere perché erano ancora troppo, diciamo così, acerbi, non pronti per un utilizzo così importante a livello, globale. Erano, come dire, nascosti dietro le quinte, mentre oggi con l'intelligenza artificiale generativa applicata ai testi, alle immagini, alla musica e tanti altri, settori, è chiaro che, è alle cronache di tutti i giorni. Quindi andare oggi a parlare di innovazione nell'intelligenza artificiale è un qualcosa che va fatto con molta prudenza, perché siamo a un livello tale di evoluzione che poter fare innovazione in un settore dove ormai stanno investendo grandissime aziende con enormi capitali, è chiaro che riuscire a portare qualcosa di nuovo è molto difficile. Quindi bisogna distinguere quando si vanno a analizzare le startup tra quelle che
sono in grado di integrare, quindi fare un uso, tra virgolette, intelligente di strumenti di intelligenza artificiale già oggi disponibili, già oggi maturi, rispetto invece alle startup che introducono o cercano di introdurre qualcosa di nuovo in un settore così ampiamente affollato, come si dice in gergo, e quindi si distinguono tra le prime in termini di originalità. Quindi le prime, quelle che integrano quello che già c'è qualcosa, devono saperlo dimostrare e noi lo andiamo a valutare andando a vedere che metriche hanno per la validazione e la cosiddetta traction, cioè avere un po' di storia che quello che stanno facendo lo stanno facendo con criterio e che porta comunque a una soluzione che, pur non avendo originalità in termini tecnologici, ce l'ha magari in termini di processo, di usabilità e di mercato che vanno ad aprire. Le seconde invece, quelle che introducono qualcosa di nuovo, di significativo, anche se di piccolo, in un settore così, ripeto, affollato, le andiamo ad analizzare con molta attenzione in profondità per capire se questo qualcosa di nuovo che introducono effettivamente è difendibile rispetto a tutto il resto che viene fatto oggi a livello globale su questo settore. Quindi stiamo parlando di un settore estremamente effervescente, estremamente frizzante, dove tutti parlano di intelligenza artificiale come se fosse una sorta di prezzemolo, di basilico da mettere come ingrediente in più, però va fatto tutto con molta prudenza e criterio l'investimento, perché non basta soltanto dirlo, ma bisogna anche saperlo applicare in maniera intelligente. Benissimo, permettimi la battuta, anche il basilico e il prezzemolo va addosato. Allora, un po' di dati. Secondo l'osservatorio osservatorio Artificial Intelligence della School of Management del Politecnico di Milano, il mercato dell'intelligenza artificiale in Italia è cresciuto del 27% nel 2021, raggiungendo quota 380 milioni di euro, e ha superato i 500 milioni di euro di investimenti nel 2022, andando a superare del 32% il 2021. E lei come valuta questi dati e quali sono le prospettive per il futuro? Il nostro paese in tutto ciò come si colloca? Questi sono i dati che riguardano l'Italia. Se andiamo a vedere quelli che riguardano i paesi un po' più evoluti, come quelli anglosassoni o quelli asiatici nel settore, è spaventoso notare il divario in termini di investimenti, sia pubblici che privati. In quanto va detto che l'intelligenza artificiale oggi non è una tecnologia, come dire, emergente, importante. È una tecnologia dirompente, è una tecnologia di cui non si può fare a meno. Sta cambiando e cambierà sempre più tutti i processi, sia aziendali, quindi professionali, industriali, lavorativi, sia i processi privati, quindi quelli dei cittadini, delle città, dei governi e chi ci governa, quindi della pubblica amministrazione. È un po' come c'è stata l'esplosione di internet alla fine della seconda metà degli anni 90 o la diffusione dei calcolatori dalla seconda metà degli anni 70 e gli anni 80 in poi. Non si può non avere un piano nazionale su un qualcosa di così importante che sta decisamente cambiando il mercato e le regole del gioco. Quindi questi dati crescenti che tu hai detto sono la dimostrazione di come questa curva degli investimenti sia più che altro un'impennata, sarà sempre più crescente perché sempre più aziende adotteranno strumenti di intelligenza artificiale per efficientare i loro processi. Lo faremo noi in Italia e lo stanno già facendo bene, come dicevo, un po' in tutto il mondo. E allo stesso modo, in parallelo, deve esistere una linea guida a livello nazionale, ci si sta lavorando in Italia, ancora c'è tanto da fare, sia in termini di investimenti pubblici, sia in termini di adozione degli strumenti nella pubblica amministrazione a favore dei cittadini e dell'efficientamento dei cittadini. Perché è evidente che cambieranno moltissimo le nostre abitudini di lavoro e moltissimo il nostro modo di approcciare la pubblica amministrazione e quelli che sono i nostri servizi.
Quindi ribadisco che è un processo che è appena iniziato da qualche anno, siamo agli inizi, come a metà anni 90 eravamo agli inizi di internet, quindi è una cosa molto interessante ed entusiasmante, ma che va organizzata con anticipo in maniera tale da non subirla. E in questo caso subirla significa subirla a livello di sistema, a livello globale. Sarebbe assurdo in un paese che storicamente è sempre stato ben organizzato da un punto di vista della formazione scientifica, tecnologica, dover subire una tecnologia così importante, così impattante dall'estero, ma esserne attori in primo grado come, è avvenuto nelle tecnologie passate. Tutto chiaro, molto chiaro. Sempre secondo l'osservatorio che citavo prima, emerge, continua ad emergere un forte divario nell'adozione dell'intelligenza artificiale tra le grandi aziende e le PMI. Tra le prime, 6 su 10 hanno avviato almeno un progetto di intelligenza artificiale, tra le seconde sono appena il 6%. Quali sono, secondo lei, le principali barriere e le opportunità per le PMI che vogliono sfruttare tutto il potenziale dell'intelligenza artificiale? Sempre avviene quando siamo di fronte a una sorta di rivoluzione industriale, tecnologica che sia, qual è l'introduzione in maniera globale dell'intelligenza artificiale? Ecco, come sempre avviene, sono le aziende più organizzate, quelle che hanno più risorse, che hanno più know-how interno a riuscire a fare i maggiori investimenti per poterla adottare. Quindi in questo le grandi aziende sono avvantaggiate, non c'è dubbio, perché hanno maggiori risorse economiche, hanno possibilità di acquisire personale, know-how e management in grado di cogliere quel tipo di opportunità e poi fare gli investimenti per adottare quegli strumenti, in questo caso di intelligenza artificiale, in grado di migliorare i loro processi e la loro capacità produttiva. Un po' come potrebbe essere l'esempio della robotizzazione, solo le grandi, aziende di produzione, le grandi industrie sono state capaci prima di adottare la robotizzazione perché richiedeva, grandi investimenti. Analogamente avviene per l'adozione dell'intelligenza artificiale, dove le PMI, avendo minori capacità di investimento e quindi anche, ahimè, minori competenze in termini di know-how all'interno dell'azienda stessa, faticano, e i numeri che tu hai detto lo dimostrano, a capirne l'importanza e a poterne fare quindi quell'adozione all'interno delle proprie aziende per migliorare i propri processi di produzione. Ovviamente questo divario, è inutile dirlo, dovrà sottigliarsi perché le PMI esistono e continueranno ad esistere e per continuare ad esistere dovranno adottare in maniera opportuna strumenti sempre più evoluti che agevolino l'automatizzazione dei propri processi come l'intelligenza artificiale, pena la loro scomparsa, e quindi mano a mano si dovranno adeguare. Questa cosa sarà possibile, evidentemente avverrà perché i costi si stanno sempre più riducendo per quanto riguarda la disponibilità di strumenti di intelligenza artificiale e anche la loro adozione. E si stanno sempre più vedendo soluzioni rivolte per le piccole e medie imprese, nonché anche per gli studi professionali, mirate per quel tipo di settore, che quindi rappresenta per i player che oggi offrono servizi di intelligenza artificiale, rappresenta un settore particolarmente interessante perché è una, come dire, una prateria ancora da esplorare, da conquistare e quindi interessante come mercato. Per concludere, noi di Ask27 siamo già una realtà affermata da qualche anno nel campo dell'intelligenza artificiale, ma ai giovani imprenditori che vorrebbero intraprendere una carriera o un'attività legata all'innovazione, quali consigli si sente di dare? Che mondo li attende? Mi piace molto questa domanda e ti ringrazio perché mi capita di andare a parlare nelle scuole superiori e nelle università o nelle start-up stesse, che spesso sono costituite da giovani team di giovani ragazzi, di parlare di questi temi, in quanto è bene fare
fare attenzione verso di loro, visto che sono loro, chiamiamoli le giovani generazioni, quelle che prenderanno in consegna questa sfida di cambiamento globale estremamente complessa, estremamente delicata. Io mi consento di dare un paio di consigli. Il primo, ed è quello imprescindibile, è quello della formazione. Ossia, in un'epoca così iperspecializzata, non è più pensabile, come avveniva in passato, secoli fa o decenni fa, che le buone idee e delle buone iniziative imprenditoriali di startup, che fossero nell'ambito tecnologico, digitale, elettronico, qualunque esso sia, nascessero magari facendo dei buoni ragionamenti, pur non avendo la base della particolare formazione. Quindi la storia è piena e costellata di grandi imprese fatte da startup, fatte da persone che non avevano quel tipo di background di formazione. Oggi questo è estremamente più difficile, non dico impensabile, ma estremamente più difficile, in quanto la specializzazione è sempre più agguerrita, lo è a livello globale, quindi dall'America, nord e sud, all'Europa, all'Africa, all'Asia, all'Australia, c'è sempre più specializzazione. Quindi quello che io raccomando ai giovani è formazione, formazione, formazione. Qualunque sia il proprio campo di interesse, umanistico o scientifico, la formazione è imprescindibile per avere gli strumenti, la metodologia, la cultura necessaria per capire quelle che oggi sono le problematiche, quelle che oggi sono gli avanzamenti da un punto di vista scientifico, dal punto di vista del progresso, per poi, una volta capiti, poter ideare quel qualcosina di nuovo che oggi non esiste. Quindi l'aspetto più importante è concentrarsi sugli studi per poi avere gli strumenti per poter mettere in piedi una propria impresa, tenendo conto che non esiste una scuola di imprenditorialità, ossia esistono master di management, quello che vogliamo, però non esistono dei percorsi scolastici o universitari di imprenditorialità, è un qualcosa di innato, sono delle doti che nascono dentro, però se a queste doti non ci si aggiunge una importante dose di formazione, di conoscenza e di cultura, si sarà sempre svantaggiati rispetto invece a chi ce l'ha. E questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto invece è il team. Anche qui, rispetto ai decenni passati, c'era la genialità del singolo. Oggi è più difficile che questo avviene. Oggi c'è la genialità del gruppo. Quindi avere un team che collabora insieme, che si complementa, diventa fondamentale per mettere in piedi un proprio progetto, una propria iniziativa, chiamiamola startup o chiamiamola impresa. E il team non è qualcosa che si improvvisa, come la formazione, il team è qualcosa che si costruisce negli anni. Quindi quello che io dico sempre a tutti i ragazzi è: state molto attenti, state con le orecchie aperte a chi vi sta intorno, perché un vostro collega, un vostro amico, un vostro capo, oltre a essere con loro uno scambio culturale e accrescitivo, potrebbe rappresentare loro per voi un punto di conoscenza per mettere in piedi quel team che poi un domani costituirà la base della vostra idea imprenditoriale. Il team è fondamentale, senza un team non si va da nessuna parte. Dottor Ambrosini, io la ringrazio per la disponibilità, soprattutto per l'ultima pillola che ci ha lasciato su formazione e team, che reputo molto molto interessante. E la nostra intervista finisce qui. Grazie ancora. Grazie, un saluto. Grazie a voi.